Un caro saluto a tutti voi che ci seguite da casa. Non siamo in diretta, abbiamo dovuto registrare questo momento di preghiera nel giorno della domenica, la domenica che stiamo vivendo oggi ne abbiamo il 15, 15 gennaio. E ricordo che mercoledì 18 iniziamo la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. E se è la preghiera che troviamo sul Serenzio insieme, che diremo adesso, e lascio che si presenti la famiglia che mi sta ospitando. Benvenuti, questa è la nostra famiglia. Io sono Francesca, mio marito è Daniele e i miei figli. In più ci sono gli zii, la nonna Graziella e Elisa e Francesco. Bene. Allora iniziamo la preghiera, la candela l'abbiamo già accesa, che ci aiuta a ricordare che entriamo in un clima di preghiera. Iniziamo col segno della croce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ascoltiamo il brano di riferimento per la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Dal libro del profeta Isaia. Quando alzate le mani per la preghiera, io guardo altrove. Anche se fate preghiere che durano a lungo, io non le ascolto, perché le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, basta con i vostri crimini. È ora di smetterla di fare il male. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, aiutate gli oppressi, proteggete gli orfani e difendete le vedove. Bene, adesso leggiamo tutti insieme la preghiera ecumenica per questa settimana che inizierà mercoledì 18. La leggiamo insieme. Dio, tu sei la fonte della sapienza. Ti preghiamo di donarci la saggezza e il coraggio di operare per la giustizia, di riparare ciò che è sbagliato nel mondo, rendendolo giusto con le nostre azioni. Ti preghiamo per la saggezza e il coraggio di crescere nell'unità del tuo Figlio, Gesù Cristo, che con te e con lo Spirito Santo regna nei secoli dei secoli. Amen. E adesso vogliamo pregare anche per il nonno, che in questo momento si trova all'ospedale, non poteva essere qua con noi, però vogliamo ricordarci di lui, lo sentiamo uniti nella preghiera. Un gesto che suggerisco anche a voi che siete da casa di dire la preghiera del Padre nostro dandoci la mano. Diciamo insieme: Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. E ci benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Un caro saluto.